La prima angoscia è stata, oltre alla tragicissima notizia di averlo saputo che non c'era più, era il terrore che non fosse abbastanza ricordato, che non fosse abbastanza nel cuore della gente. E ho cominciato a chiamare chiunque perché ero veramente disperato all'idea. E poi, fortunatamente, invece mi sono accorto che c'è un amore infinito, c'è una quantità di gente che lo ricorda benissimo. E quindi sono felice. Io sono qui perché volevo molto bene ad Antonio Casagrande, è stato un attore, un esempio, sia come attore, come artista che come uomo. Insomma, l'ho conosciuto tanti anni fa, anche grazie al figlio Maurizio, col quale abbiamo collaborato dagli inizi degli anni 90. Era un uomo buono, un uomo senza... l'ho anche scritto in un post, era senza schemi, era libero, ecco. Mi piaceva per questo, non era avido, non era mai rancoroso, era sempre, sorrideva alla vita, per cui mi dispiace che ci abbia lasciato. Era un attore magnifico, ma soprattutto era un attore molto generoso, un compagno di scena meraviglioso, bello, bravo, molto ironico, molto spiritoso e generosissimo con i compagni. Come faccio a dimenticarlo? Io questo mi chiedo, come faccio a... Era sempre, sembrava sempre allegro, stavamo insieme a lavorare, eccetera, con tutta la compagnia. E poi bello e buono, niente, poi non ha più lavorato perché è stato male, eccetera, e quindi... Però resta nel mio cuore per sempre.